Così. Perché? Perché per la banlist. Ma è l'ultima cosa, adesso ci sono gli spoiler. Se ne Esatto, frega. spoiler! Sono iniziati a tradimento gli spoiler. E questa cosa ci è piaciuta molto, molto, molto. Cioè, li ho beccati sgranatissimi e gli ho fatto prendere un mezzo colpo. Che li ho beccati sgranatissimi e Io ti no, ho li ho fatto prendere un trovati. mezzo Le colpo. ho fatto fatte E bene. poi sì, ma erano le stesse, solo che le avevano tutte fettate No, mi sa che e. avevano fatto la foto al volantino, mentre io l'ho fatto alle carte. Sì, vabbè. Quindi sono state più belle. Ma l'importante era il messaggio. Ci sono gli spoiler. Sono usciti, esatto, le promo di Hour of Devastation. Buonasera, Alt fedelissimo. Sì, sono uscite le promo di Hour of Devastation e ci piacciono. Sì, sono carine, sono quasi tutte carine, tranne una che non sappiamo cosa fa, perché ha una meccanica nuova che però non è spiegata. Buonasera. E poi vabbè, ovviamente la meccanica non sarà come è stato Aspetta, vado a chiudere. proposto, che tutte le creature che tornano con eternizzare, forse, diventano Gideon, Fedelissimo e senza mai nulla da fare al martedì. E quindi queste o l'ipotesi migliore, cioè l'ipotesi che potremmo portare avanti è che sia un imbalsamare Sì, migliorato, una cosa del cioè genere. sia qualcosa di E che simile. torni più grosso, più grossa la creatura, Esatto. perché altrimenti non ha senso che fosse, che sia rara quella che anzi, dai, facciamole vedere subito, anche se Aspettiamo qualche minuto, dai, aspettiamo un insomma. po', facciamo. Ma tanto penso le avreste viste, insomma. O magari no. O magari sì, o magari no. Non torna come mummia bianca, ma come zombone Grixis. Magari. Può Sì, forse è un po' troppo, starci. però come zombone Grixis. Anche perché l'altra carta che c'era, che è l'Eterno di è uno zombie. Quindi eternizzare diventa eterno. Sì. E quindi potrebbe diventare tornare come zombie. O come zombie e qualcos'altro. E magari più grosso. Beh, sicuramente torna più grosso, altrimenti, soprattutto in quel caso che era un modico Sì, è costo un doppio attacco con a un. costo 2. Oh, finché la stagione spoiler non è ancora ufficialmente iniziata, io spero in quei colori. E beh, ci sta. Cioè, essendo però rientra con un costo 5 e capiamo che magari non sarà la rara più forte, però con un leggiato costo 5 deve effettivamente diventare un bisonte, perché altrimenti è inutile Sì, costo deve 5, diventare qualcosa cioè di deve diventare grosso. un gatto drago anche Un lui, cioè una gatto da. roba immensa con doppio attacco, cioè 5-5. Esatto, ci sta, Allora costo 5, forse un po' forte. ok, un 4-4, 3-3, 3-3, un 3-3 costa 5, Grixis, un zombie 3-3 costa 5, un 3-3. Grixis con Esatto. doppio attacco. Ok, sì, ci piace, forse. E poi sì, è uscita. Dai, iniziamo con quella, Che con la cosa? banlist. Ah beh sì, è uscita la ban list e hanno bannato come si pensava. Marvel in Eh standard, sì, per quello mi ero però presentata da Ale vestita così. No, parla di bonus, però quindi anche creatura zombie orrore. cioè mi ero presentata Sexa. da Ale così, tipo funerale, per la Però Marvel. sì, infatti non capivo, poi ho capito perché si era presentata così. Tipo soffro per te, amore mio, soffro per te, piccola Marvel. Però secondo me lì non è il No, non caso. c'è spazio, c'è troppo casino. Sei Liu Kang o Kung Lao, non mi ricordo mai, mi confondo sempre, che lancia il cappello. E,
Se Ixan sarà, cosa fa pensare il Suno nel nome? Il Ixalan. Deve essere una meccanica che si interseca. Il suino del nome? Il Il suono. suono del nome. Ah, ok, Il ci siamo suino. arrivati. Il suino è nel caso. Beh, ovviamente Ixalan. ci saranno delle meccaniche, cioè sicuramente delle meccaniche che sono state proposte qua, che in Ixalan verranno comunque, forse diventeranno abbastanza interessanti. Il nome del piano ci ha dato qualche indizio su cos'è. Lì bisogna capire anche se magari Ixalan è l'Atlazan che era stato, Cioè, diciamo, ipotizzato, spoilerato o ipotizzato no? con il nome cambiato, e Anche quindi perché il setting diventa Inca, Maya, Amonkhet, Atlantideo. cioè, dava Egitto, quindi mummie, cose così. Salve. Ma salve. Mummie e tutte Icebreaker. queste cose interessanti, anche fine. Ixalan sembrerebbe ovviamente un medicinale per la tosse, anche Come questo. metà delle cose, dei nomi Esatto, di però Magic. se è quel mondo lì, sicuramente ci sarà qualcosa che magari può essere giocato insieme, essere interessante, perché effettivamente i periodi storici e gli usi e Sì. costumi, cioè se c'è del Maya e dell'Inca c'è del sacrificio, Esatto. mettiamola chiaro e tondo, quindi potrebbe essere sì, effettivamente utile. Ci può stare. C'erano sacrifici umani, porca Esatto. vacca. Cioè, nel senso. Bene, non indugiamo oltre. Cosa stavate dicendo su Ixalan? Che potrebbero esserci molto probabilmente delle meccaniche che diciamo che si acca non accavalleranno, però saranno sinergiche con quello che è in Amonkhet. E soprattutto con quello che sembrerà esserci in Era della Rovina. Sì. Anche se ovviamente una meccanica di Era della Rovina è stata già, adesso passiamo agli spoiler, Adesso sì, andiamo agli è stata spoiler. già mostrata, l'altra ipotizziamo qualcosa che possa assomigliare a Imbalsamare, e quindi speriamo magari in cose che Possiamo. assomiglino al sacrificio, perché Ixalan, se è semplicemente il nome cambiato di Atlazan, Atlazan. ha l'ispirazione un po' Maya, Inca, Atlantidea. Sì, sembrava un Atlantide, ma con dai Sì, vestiti che sì. si E vedevano nelle art, tipo Inca, tipo Maya. io spero in un buon tribale anche lì, c'è cioè qualcosa di interessante, come è stato per gli zombie. A A proposito di zombie, proposito, no, di gap. Amonkhet, passiamo agli spoiler che sono usciti neanche un'oretta fa. E che abbiamo anche appena messo sulla pagina, quindi potete vederli anche lì. Allora, questo è il Ovviamente primo. nomi e tutto, come al Sì, solito, sono però ipotetici, sì, cioè nel sono senso le mie traduzioni, che ovviamente molto probabilmente saranno leggermente cambiate. diverse da quelle ufficiali, Noi abbiamo soprattutto parlando scelto dei nomi e in delle questo caso della meccaniche. meccanica, perché ovviamente non si sa il nome ufficiale. Questa qua sarà la rara del Game Day, che quindi verrà data solo lato Potto, Esatto, che era come la. che considerato che davano il latore di gloria No? per Sì, Amonkhet, ok, sì. cioè vorrà dire che diciamo che non sarà semplicemente un 1-1 con doppio attacco che poi magari torna dal cimitero paro così, ma diventerà un po' più forte con quell'eternizzare. Spero che non sia un Atlantide in acqua. Non riesco ad immaginare colori come il rosso e il verde tutti in acqua. La mancanza di volare è qualcosa che scriverebbe un po' la versatilità standard. Vabbè, il verde con Ah, beh, l'acqua è perfetto perché il comunque i verde ci simi sta. hanno mostrato già Esatto. dei lati, tra virgolette, acquatici. Col rosso dipende da. E beh, no, il Tanto rosso è, riesco. sono tutte quelle creature acquatiche che potrebbero vivere in zone come isole Acque vulcaniche, calde. fumarole, acque Esatto. calde, cioè tutte le terre che hanno il rosso e il blu ti danno È già vero. l'idea di un posto dove ci possono vivere creature. Poi, se non sbaglio, da qualche parte ci sono già state cose acquatiche rosso-blu, e quindi rosso non è. Beh, Beh, vediamo. Mono rosso più difficile. però magari monorosso sono
Beh, dipende creature se la civiltà, acquatiche che se... hanno magari ruoli da monorosso. Stavo andando con notizie al riguardo, ci sono teorie che vedono Atlazan con un possibile secondo ritorno. Ah sì, c'è la teoria che Atlazan in realtà è Ravnica sommersa, ma secondo me non è vero. Cioè, Cioè, nel nel senso è senso, Jace impossibile. si è distratto talmente tanto che hanno buttato giù la città? Non lo so, anche perché l'ultimo racconto di Mazirek fa presagire più una guerra tra le gilde Come al solito. e non a una cosa del genere. Comunque, Torniamo questo qua all'assalitore decorato. è questo 1-1 con doppio attacco, ha, c'è questa meccanica eternizzare con un costo di mana, quindi sarà un'abilità attivata che pagando 5 succederà qualcosa a questa creatura. Speriamo qualcosa di Non grosso. si sa ovviamente niente perché questa qua sarebbe la promo full art, quindi tendono adesso nelle A ridurre il promo, testo. esatto, a mettere meno, minimo testo indispensabile. Però ora Ma avevano già mettono, fatto con l'altra promo la stessa cosa. esatto, che aveva messo stremare senza la spiegazione di stremare. Infatti era anche al tempo di Amonkhet le promo sono state le prime spoilerate. Poi andiamo oltre. Questa è Erodere. l'altra, è la non comune che viene data invece a tutti i partecipanti del Game Day. I KBJ ci hanno messo millenni per rendere città Ravnica, di colpo con la riparazione diventa Atlantide, che è col folle che ha inventato questa teoria. Il Mentefiamme ha fatto il suo ultimo esperimento a Ravnica, ora fa compagnia ai pesci, letteralmente, a quanto pare in pensione vive su una spiaggia. Ok. Interessante. Ok, tornando a Erodere, stamattina ho avuto una conversazione nel pomeriggio quando c'è stata la ban di Marvel, e ho avuto una conversazione e mi hanno detto: ma sì, adesso ci saranno solo veicoli, no, perché non c'è così tanta roba contro gli artefatti. Già di sai c'era tutta la roba contro Marvel da usare contro Sì. veicoli, e poi mi danno questa cosa che o infligge 3 danni o spacco un artefatto. Questo non è Quindi male. diciamo che Marvel c'è. Veicoli Veicoli. c'è, potrebbe far paura, sì, ma diciamo che ci stanno pensando alle Ma ci hanno già risposte. pensato in Esatto, sì, ma Amonkhet, quello cioè, intanto. però dici: oh, non sapevo un'altra spaccarti, Sì, eccolo, esatto, tipo, arriverà. ok, deve avere due effetti, uno fa danno a una creatura, l'altro deve spaccare un artefatto, va bene. Spacchiamo l'artefatto. È tutto, di solito è tipo, ok, deve avere un effetto secondario, cos'è? Ed Spacca è molto un forte perché essendo, cioè, ok, non è un fulmine. È a artefatto. costo No, questo 2, però è 2. molto forte perché comunque in situazioni diverse diventa molto utile. Con la forza credo sia già una risposta più che Sì, ma adeguata, appunto, infatti. cioè, questo mi faceva domande dicendo: ma no, ma Beh, ci questa è sarà. più Sì, versatile, è più perché puoi usarla versatile. anche non solo contro veicoli, perché se uno ha una creatura fastidiosa gliela spacchi, se gioca anche i Sì, ma veicoli glieli appunto, cioè, spacchi. la mia perplessità era: ma non ci sono già abbastanza risposte? Cioè, E nel questa senso. invece di mettere... Questa qua in realtà è più forte di molte risposte che ci sono già, perché la puoi mettere di main Esatto. e puoi usarla o In due contro casi. veicoli o sparando delle creature, Quindi quindi sparando ci le piace. creature. Che non è male. Poi sono 3 danni che tolgono Tanto, abbastanza cose. tanto. Non è due, se fosse stato 2 sarebbe stato Ne brutto. Però 3. tre non è male. Ci piace. Poi, aspetta che non Poi, vedo. Ok. oh, Questa è la... l'Eterno di Fuoco Selvaggio. Questo è meraviglioso. Allora, già il fatto che sia costo Monorosso. 4-1-4. Con la della carta stanno spaccando un veicolo, non lo nascondono nemmeno il motivo. Chierico, sciacallo, zombie. Erode poteva forse aiutare a gestire più facilmente Marvel? Secondo me no, perché c'era già quella che ciclava, cioè alla fine i 3 danni, cioè o la usavo, dato che il problema era Marvel, tanto valeva usare uno spaccartefatto mirato. Sì. E quello con ciclo è oggettivamente più forte perché lo puoi ciclare se non ti serve più o se non ti serve in quel momento. Torniamo a lui, per Gli zombie favore. rosso sono un'innovazione enorme. Torniamoci. Perché Più che secondo... altro monorossi. Sì, secondo me la cosa è che infatti se notate la meccanica si chiama quella là di prima del gatto, si chiama eternizzare. Mentre questo e questo zombie monorosso si chiama eterno. Quindi secondo me il fatto di far tornare come zombie è il modo di Nicol Bolas di dire ora voi vivrete in eterno. Sì, Ah,
E questo zombie bellissimo ha la meccanica nuova che è affliggere, cioè ogni volta questa creatura viene bloccata, il giocatore in difesa perde 4, in questo caso perché è Sì, affliggere peggiora 4 4. punti vita. Il problema è bloccare e perdere 4 punti vita o non bloccare, in questo caso prendere un danno, Esatto. però vedersi lanciare un'istantanea, una stregoneria dalla mano senza pagare il costo di mana. Cioè, è quello il Non è brutto. male. È il brutto per chi lo Sì, subisce, perché esatto. in entrambi i casi, sia se te lo bloccano, sia che non te lo bloccano, per chi sta attaccando è meraviglioso e soprattutto cioè, se gli riesce a dare qualcosa in più è spettacolare. Sì, Cioè, ma già anche tanto è tenerla, così, però proteggerlo più che proteggerlo altro. un po' di più è spettacolare, anche perché comunque quell'1-4 è difficile da tirare giù come danno diretto. Ovvio che Sì, se hai uno vabbè, spacchino, cioè. certo. Però è un 4 di costituzione, E quindi è un pochino poi più c'è una naga o un resistente. naga. Una non avevamo capito, noi abbiamo detto Abbiamo che è detto che è una. femmina, che è il magus del crogiolo. Esatto. È un 2-3 a costo 3 che ti fa giocare le terre dal tuo cimitero. Bada che non è mettere in gioco, è proprio giocare, quindi è la giocata di turno. Non è che se avete 7 terre nel cimitero le fate entrare tutte in un Però colpo. se le hai ciclate tante, se ne serve una e non la peschi, la butti Esatto, dal questa è infatti cimitero. un'ottima sinergia con le terre doppie di Amonkhet che si ciclano e poi con questa le puoi anche giocare. Oppure i mazzi tipo BG Delirium o altre cose Sì, dove un... sicuramente ti finiscono delle terre nel cimitero, ti servono, le gioco. Punto. Anche Cioè. solo le terre selvagge in evoluzione, se ti serve fissare il mana, sacrifichi, vai a prendere il coso, il Sì, turno dopo la rigiochi. effettivamente, come ci fa riflettere, lo sciacallo giochi stregonerie Ah, è vero, instant. è E vero. questo è bellissimo. È davvero bellissimo. Cioè, potresti giocare una baratta instant. Puoi fare Fumigare. avvicinamento del secondo Secondo sole sole instant. instant. Vabbè che lo facevi già anche con la Marvel, Ma senza volendo. Marvel, Però, in esatto. questo Però è caso. difficile far passare, cioè nel senso devi proprio Sì, farlo ok. passare. Però, Però puoi insomma, farlo. lo puoi fare. E quindi diciamo che come primo assaggio di Ora della Devastazione, Esatto, di pensoci della Era della Rovina, scusate, rovina. io e la traduzione letterale siamo Lo fa in insieme, pre-release, infatti. è davvero un ottimo inizio, anche perché comunque, cioè, se queste sono le promo, Sì, esatto, penso sia una delle cioè. poche volte. In realtà dobbiamo aspettare di capire Eternizzare, però di Sì. solito la rara del Game Day è abbastanza comunque carina. Se ricordiamo competenza di... Cosa dici? Riavvio necessario. Seleziona questo messaggio per modificare la... No, perché devi riavviarmi le cose? Cambia l'orario. Ora di... L'orario di attività indica quando usi generalmente questo dispositivo. Questa è necessaria Abbiamo un per problema comandare... tecnico. Il computer su cui stiamo streamando si vuole riavviare da Opzioni di solo. riavvio. E non ci piace questa cosa. Allora, il riavvio per completare l'installazione del gioco verrà eseguito in base alla tua scelta. Attiva questa opzione e seleziona un orario. E dico a mezzanotte e se no a posto. Ok, diciamo che Alle entriamo un po' nelle 23. latitude. Che scomoda questa cosa. Le 23:59. Non puoi. Sì che posso. Ok. Perfetto. Ok, così siamo sicuri che non ci arriviamo mentre stiamo facendo la live. Marvel al pre non ci sarà, ma lui sì. Esa, è E bellissimo, cioè queste cose che sembrano quasi minacce ci piacciono. niente, quindi stavo dicendo, tutte queste promo sembrano in realtà abbastanza forti, Esatto, quello che ci cosa piace. che raramente succede. Soprattutto questa qui è quella che vi danno al weekend di draft, cioè che poi alla fine sarebbe la... Il launch party che adesso non esiste più, Sì, ma ci piace. cioè in realtà è proprio il launch party. Considerato che su Adamon che vi davano quell'artefatto coi mattoni che vi faceva lanciare le cose dopo 3 mattoni dalla gemma del Grimorio, insomma uno schifo. Questa qui è molto ti fa invogliare un pochino di più anche ad andare a draftare per Ovviamente avere questa viene chiamata carta. Marvel
la creatura rossa è già stata ribattezzata Marvel, ma in realtà non Davvero? è, sì, perché qualcuno l'ha già chiamata Marvel, però Ok. effettivamente non è la stessa cosa, invece questa hanno svelato il nome perché è il Magus del Crogiolo. Esatto, hanno cambiato il nome sicuramente. Però secondo me sarebbe dovuto essere Magus del Crogiolo e tipo Perché stamparla in Conspiracy o in dovevano. Commander. Perché ci sta. Così giochi il mazzo Magus con lui, il Muoio. Magus della Luna, Sì, cose tutti i così. vari Magus del Esatto. disco, eccetera. E questi quindi sono gli spoiler. Questa cosa è un po'. Sono già Già. iniziati. Ci abbiamo E creduto. inizieranno comunque ufficialmente da venerdì, quindi Quindi. neanche così lontani Anche siamo. perché venerdì c'è il GP Las Vegas, che da quel che ho Infatti. capito è la cosa più gigante che abbiano mai fatto in quest'ultimo periodo, perché cioè, Sì. sembra che ci sia una migrazione di massa di tutti lì Sì. e Ma sarà. tipo tra l'altro la fiera, tra virgolette, inizia già domani o Sì, dopodomani, cioè puoi già andare, cioè. ci sono gli stand, ci sono degli eventi, Quindi puoi saremo lì già. attaccati a vedere gli spoiler. Siamo lì attaccati a Las Vegas. No, il computer. Accidenti. È peccato. Che Però guarda che qualcuno che comunque c'è cosa? andato. Eh beh, ci sta. Aspetta Ci sta, ci sta. che faccio Solo un che lui se n'è andato che refresh. c'erano 35 stand e 38 artisti e finirà i soldi subito. Ah, eh sì, vabbè, ci credo. Ho fatto un refresh qua di Twitch, giusto per Adesso riaggiornare iniziamo tutto. la parte, cioè, noiosa, nel senso non è fresca di spoiler, cose così, ma è la Esatto. parte del cambi effettivi. Tempo Esatto. fa, Maro aveva scritto un articolo che si chiamava Metamorfosi, in cui aveva spiegato la nuova divisione dei blocchi. Esatto, perché Quindi, prima, come penso molti di voi sappiano tutti, dai, già, vamo. I c'era set un da blocco che era diviso in tre espansioni, fai anche l'infografica, Esatto. e il set base che usciva d'estate. Però il set Dopo hanno base l'hanno deciso. tolto perché era una terra di nessuno, non si sapeva Esatto. più se era più adatto ai nuovi giocatori o ai vecchi giocatori perché c'era un po' e un po' e nessuno riusciva a, tra virgolette, guadagnarci, ma non nel senso economico, ma nel senso di imparare o Sì. migliorare il proprio mazzo Esatto. da questi set base, quindi sono stati tolti. Esatto. Togliendo il set base hanno cambiato la struttura anche del blocco che non faceva. Non era più composto da tre espansioni, ma le hanno ridotto a due. In questo modo ogni anno avevano due blocchi con le due espansioni. Quindi le quattro espansioni annuali erano due e due, Però si sono essenzialmente. resi conto di un problema. Il problema era sia dal punto di vista di trama, e quindi. Faccio vedere che i prossimi quattro blocchi dopo le due espansioni di Xan saranno un'espansione. Cosa strana. No, non i prossimi quattro blocchi. I prossimi blocchi. Fino a che non decideranno eventualmente di cambiare ancora. Cioè, prima c'era una questione dal punto di vista della lore, dove tutto era molto più complicato, Prendere ma il anche dal punto cambio. di vista delle carte effettive, dove c'era il primo pezzettone ciccione fatto bene, e poi Esatto. che andavano un po' scemando sia in Scemando. qualità che in idee. Quindi hanno deciso di cambiare ulteriormente la struttura. Dalla espansione dopo il blocco di Ixalan, perché Ixalan sarà Di no, comunque da sempre da due. due, composto da due espansioni. Da Non quello hai la. dopo, sì, ce l'ho adesso. Vi faccio un'ottima animazione esplicativa. Potete vedere, Ixalan. c'è Ixalan Eggs, poi esce Soup, il corset che viene reintrodotto come espansione, cioè, diciamo un corset rivisitato, tra L'idea del virgolette. corset non sarebbe più. Poi fanno dei cambi di colori pindarici. Sì, perché da dopo Eggs, in questo caso, tutte le espansioni saranno considerate blocchi a sé stanti, quindi saranno tutte espansioni grandi che potrebbero anche cambiare ambientazione da una rispetto a quella dopo. Oppure mantenerla. E sono tutti diversi. Sì. Non, cioè, non solo i prossimi quattro, ma tutti quelli dopo Ora di un ovviamente possi del possibile. cioè hanno messo gli ultimi quattro perché è più Esatto, nel semplice. prevedibile futuro, diciamo. I corset cosa avranno di diverso? Non saranno solamente, non saranno tanto diversi,
da un lato da quelli vecchi, nel senso che l'idea è che saranno più o meno la metà di ristampe e Esatto. la metà di carte nuove. E questo dite, ma non c'è niente di nuovo. Ma i corset erano anche dal punto di vista della trama carte mischiate, buttate Sì, lì, non che c'era. riprendevano un po' edizioni precedenti Sì. o senza edizione. Invece in questo caso i corset verranno utilizzati per espandere, per fare tipo degli spin-off, per Sì, chiudere dei lati della trama, quindi magari anche vedremo, per vedere il il background dei passato di personaggi. alcuni personaggi e cose Quindi così. è facile che magari vedremo un corset tipo su Innistrad, un corset su Ravnica, un corset su Sì, Shandalar, magari anche che ricalcano e gli come ci fa eventi. notare Domino City, le ristampe saranno legali in Eh beh, certo. standard. Qua, cioè, Sanno. proprio per fare un grosso cartello che costa Probabilmente pochissimo. i corset vedranno tra le ristampe magari qualcosa che ha veramente bisogno di una ristampa e per altri formati anche, e magari che è meglio farlo in un corset che in un Modern Masters come Mitica o Sì. cose del genere. Anche perché soprattutto le ristampe, quelle che fanno davvero, diciamo, abbattere i prezzi, sono quelle nei set regolari. Il Perché le altre comunque sono prodotti limitati e quindi effettivamente il prezzo non si prezzo si abbassa. abbassa, Sì, ma vabbè, ma non non si quanto abbassa. si Beh, nel potrebbe senso. fare, diciamo. Avessi pensato di fare un Origin sui cattivi, ma non l'ho fatto perché hanno terminato l'idea dei set base in seguito, che lo facciano ora in altro modo. Secondo me possono essere pseudo masters anche per T2. Lì bisogna vedere. Allora, un Origins sui cattivi potrebbe essere complicato anche perché i cattivi, Chi, cioè è il esatto, chi cattivo per sono? ora. Esatto. Secondo me faranno semplicemente o prendono un personaggio di cui non sappiamo il passato e lo rappresentano in queste carte, soprattutto potrà. Diciamo, si potranno giustificare carte diverse tra loro anche tematicamente, perché, che ne so, nella storia di Elspeth, metti che faranno una storia di Elspeth del Ci può passato, lei è essere. andata su vari piani e da lì tutti questi vari piani saranno rappresentati da alcune carte. Oppure, esatto, che è come effettivamente hanno fatto in Origins, che hanno preso i piani di origine, i piani di arrivo dei cinque dei guardiani e li hanno rappresentati con diverse carte E diverse tra ovviamente sì, loro. questo potrebbe essere usato per sfruttare il canone della storia. Esatto, per dichiarare Cioè. canon È qualcosa che vero, non si potrebbero sapeva. Cioè. prendere, cioè diciamo che o uno intero su Bolas, Tezzeret, oppure Tamiyo, Ajani, Elspeth e Narset non serve più, perché c'è già Sì, l'hanno già fa l'espansione. poi hanno già fatto tutto il passato, si sa. Garruk stesso nel passato, quello che era nei romanzi e che non si sa se è vero, si potrebbe utilizzare per capire alcune cose quello. La Wizard non si è disposta a farlo perché un'idea ce l'ha, sarebbe carino, tipo Obnixilis, Nahiri, Tibalt, Ashiok, Garruk, robe così. Beh, tipo Obnixilis si sa già tutto, Nahiri, perché ci hanno fatto i prodotti del Commander, cioè nel senso quello di cui magari volevano parlare li hanno messi in prodotti Esatto. secondari E senza e comunque approfondirli più continuano. di Sì, ma tanto. Obnixilis sono tutte Con carte. il set base, se questo set base è rivisitato, secondo Sì, me quello è un po' possono fare la troppo un corsetto sulla guerra Guerra dei dei fratelli, fratelli. se si attacca magari alla storia in un Sì, certo ok, sì, vabbè, è facile. punto. Mi sono stancato di standard. Perché? Così. Solo perché Ma i bannano. miei commenti, cioè, chi mi dice solo è lo standard è morto, mi sono stancato dello standard, lo standard fa schifo, datemi una motivazione. 5 mani in così poco tempo è troppo. Ma infatti adesso stanno. Meno male che li hanno fatti i ban piuttosto che avere uno standard schifoso. Almeno qualcosa fanno rispetto magari ad altri standard che hanno fatto schifo. Tipo, io me lo ricorderò sempre quando c'era Cowblade. Il mazzo ha dominato per tutto lo standard. E poi sì, hanno deciso di bannarlo quando un mese prima che ruotassero comunque naturalmente fuori Jace e la mistica Foggia Pietra, quindi tanto valeva non bannare. È perché
al tempo ci impiegavano troppo per bannare in standard, perché ci Ma sta, magari riescono a ma trovare, esatto, ma magari che è c'è una anche soluzione. l'errore che hanno fatto col gatto, hanno aspettato troppo. E qua, per quanto secondo me, aspettando il formato si sarebbe adattato, Sì. loro comunque avevano paura, uno, di fare una cosa come il gatto, che poi magari alla fine ci hanno stravisto male. E soprattutto non volevano rischiare che carte che sarebbero state stampate dopo sarebbero state fortissime con Marvel e non averlo messo in conto. Quindi hanno detto che okay, lo banniamo subito prima che succeda il E una finimondo. cosa che comunque aveva annunciato di quel gruppo all'interno di chi produce della Wizard, di tester praticamente, Esatto. limiterà errori simili. Perché effettivamente quest'anno lo standard hanno fatto, oggettivamente hanno fatto degli errori. Perché? Perché un po' per i cambiamenti, alla fine spendendo comunque soldi per fare il massimo, questi banti muoiono tantissime carte. Non è Però vero, questo è. Cioè, sinceramente. più o meno Io succede in ogni avevo, formato. avevo Marvel, non il Temur, ma anche se fosse stato il Temur, che è il più forte. Comunque le carte che ti muoiono, tra virgolette, cosa sono? Le creaturine che ti danno energia, che poi non è neanche vero perché le puoi giocare in Temur Energy, perché gioca tutte le stesse identiche creature ed è un mazzo forte. Ti muore Marvel, io l'ho tirato su a pochissimo all'inizio. Allora, Eternalized, il commento forse ci spiega cos'è Eternalized. Eternalize aggiunge l'abilità statica. Questa creatura non può lasciare il campo di battaglia. Rende la creatura indistruttibile e anti-malocchio alle magie che la rimuovono dal gioco. No, mass ban, Exile, Riven, Sacrifice, Event Zero. Secondo me la vedo un po'. E il costo che cosa serve soprattutto? Per Il costo farla 5. tornare. O per attivare questa abilità? Per attivare tutta questa roba. Secondo me no, non la vedo rara un 1-1 doppio attacco con questa cosa qua. Perché Ciao comunque Manuel. è comunque un 1-1 doppio attacco. E comunque in standard spendi soldi perché poi Marvel davvero penso sia una delle poche carte che hanno bannato. Cioè, tutte le carte che bannano non è che abbiano questi grandi valori economici. No, infatti secondo me Eternalize non è affatto così. E poi è un'abilità sta aggiunge l'abilità statica a quella roba lì. Mi pare strano. Sto E provando alla a fine purgare un po' se ti scopro. bannano Marvel. Se giocavi Temur, ti diventa un Temur Energy. Ci metti la Torre di Gloria, ci metti le Idre. La mana base è la stessa. E vinci lo stesso, tra virgolette. Io giocavo Bant, effettivamente non esiste nel senso di Bant, boh, mi faccio un control, però fortunatamente io mi ero già premunito, tra virgolette, mi stavo montando Jeskai veicoli, mi mancano gli ultimi due cuori di Allora, ho Kieran. trovato il commento su Innistrad, però fanno notare che sarebbe la versione keyword di TrueName TrueName Nemesis Nemesis. e forse sarebbe un po' troppo. Eternalize e non si sa perché è uno spoiler dell'edizione che deve ancora uscire e quindi non sappiamo cosa fa Eternalize. In da caso Ballas dovrebbe avere la planta più grande di Costituzione Zero, non fa nulla, nulla completamente la nuova meccanica verde nera che hanno fatto, ci serve un archetipo prima ancora di farlo nascere bene. No, infatti sarà una bufala. Questo stanno ha fatto un po' di casino, ma a me piace, continuano a giocare, ma è comprensibile che i giocatori perdano confidenza dopo 5 ban in 3 mesi. Quello sì, però piuttosto che perdere i giocatori perché continuano a perdere da un mazzo che è imbattibile, secondo me tanto vale bannare una carta e dare più possibilità a loro di montare altri Cioè, è mazzi il o di vincere. motivo per cui hanno bannato Emrakul. Cioè, Esatto. Emrakul è stato bannato non perché, oddio, perché c'era la Marvel, ma perché tutti potevano giocare Emrakul, quasi tutti. Bastava Cos'era? Energy che lo giocava. No, No, delirio. Delirio che lo giocava di sesto.
Bastava poter. E a Miracolo è stato bannato perché tutti i mazzi che non lo giocavano perdevano dai mazzi che lo giocavano. Esatto. Quindi tutti i mazzi hanno cercato di giocarlo e quello diventa ingestibile perché su Emrakul non potevi farci quasi nulla contro. No, no, non quasi, non poteva farci nulla, Nulla. praticamente. E non. Da qui, cioè, nel senso, le ban Cioè, alla servono fine dire il Standard è piuttosto che morto, la averla. Wizard fa schifo, sta cercando di sistemare. Una grande azienda non sa se tutte le proprie scelte siano perfette. Ovvio che poi, se quando sbaglia, cerca di risolvere. Diamogli atto che sta cercando di risolvere al meglio. E tra le cose che sta cercando di risolvere, vediamo nell'ultimo articolo i cambiamenti. Esatto. Tentativi di rendere più Adesso veloce. diciamo a parte ban uguale materiale per Anche. comando. Ci abbassa il prezzo. Vabbè, che Sì, tanto ma per altre, per soprattutto per tipo Marvel. la K. Sì, quello sì. E comunque, secondo noi il fatto, diciamo, speriamo che, anzi, speriamo, abbiamo già visto che sta imparando dai suoi errori, tant'è che io spero che questa sia una cosa che funzioni bene, una notizia rassicurante per tutti noi giocatori di T2, che dalle prossime espansioni alle squadre di ricerca e sviluppo delle carte, che quindi fanno proprio il design del gioco, delle meccaniche che vadano insieme con la storia e tutto, si affiancherà un team di game design, quindi dei playtester, dei giocatori professionisti che so che lavorano adesso per la Wizards, che seguono lo sviluppo fin dall'inizio, cosa che prima non succedeva. Per questo vediamo perché Gatto Saili non è stato visto, perché alcune carte sono risultate troppo forti in un ambiente vero di tornei, eccetera. Perché non che la Wizards non abbia mai fatto playtest, anzi. Però li faceva sempre negli ultimi stadi con poche persone, tra virgolette, perché comunque assoldava qualche pro e così aveva poche persone all'interno dell'azienda che lavoravano solamente su quello. Adesso ha deciso che finalmente è arrivato il momento di fare una squadra, quindi suppongo almeno una decina di persone, che lavorano solamente su questo aspetto fin dall'inizio dello sviluppo di un'espansione. Quindi qualsiasi carta passa il loro vaglio, che capiscono, essendo comunque giocatori, se può risultare dei problemi, qualche problema. Il fatto di fare playtest già dall'inizio ovviamente risulta in più playtest man mano che va avanti l'espansione, quindi più probabilità di trovare qualcosa che non va. O nel caso, al posto di quindi costringerle a bannarla, limitarla, Esatto, modificarla, o modificarla, migliorarla. esatto, prima che vada in stampa, Beh, quindi essenzialmente. migliorarla, magari, cioè la peggiori effettivamente, la rendi meno Sì, forte, però migliori il migliori il formato. formato, permetti di giocare, permetti che non ci sia l'unico mazzo che domina o la carta che domina su tutti i mazzi Esatto. perché devi trovare il modo di giocarla, perché se non giochi Emrakul perdi. Mi piace che abbiano iniziato a fare versioni pauper di bombe da modder, come scrive del Ponderante, che sarebbe un attimo pseudo snapcaster. Sì, ci sta, cioè alla fine, nel senso, ultimamente, con l'ultimo anno, stanno cercando di innovarsi, cioè l'abbiamo visto in tutti gli ambiti, anche perché appunto, è 25 anni che c'è questo gioco, se vuole continuare a vivere, deve continuare a innovarsi, a migliorarsi, e come dice anche un mio collega al lavoro, è che se lavori sbagli, ma se non lavori non Sbagli. sbaglierai mai. Quindi vuol dire loro stanno lavorando e ci sta che sono umani e possono sbagliare. Però secondo me il tutto è per arrivare a un qualcosa che alla fine a noi arriva come un prodotto bello, sano e divertente E soprattutto. quello che fa notare Domino City è effettivamente un ambiente di test dall'inizio lo poteva far notare, poteva farlo Esatto. stampare. Ovvio che se lo devo fare, sacrificarlo è limitante, devo aspettare di pescarne un'altra, è gestibile.
E quindi non sarebbe stata bannata, forse, cioè noi non lo Sì, sappiamo, esatto. però l'idea è Beh, l'idea rendere... che lo usavi come una magia, cioè che la Marvel diventasse la magia che Mamma mia. lanciavi, È già più gestibile è perché non molto più potevi farlo gestibile. subito il turno dopo, cioè dovevi comunque spendere, ricominciare a Dovevi rifare, ripescarne ripescarne un'altra. un'altra. E quindi sì, cioè tutto questo, ok, non ci piace, è brutto, sì, ci sono delle cose che non ci piacciono, soprattutto, cioè, per chi lo giocava Marvel, cioè è ovvio che ti stia sulle scatole, per chi giocava Ma in COD, realtà per chi giocava non. K, per chi giocava Miracles, tutti le ban fanno Io schifo, dai. giocavo comunque una versione non quella spinta temo, però mi divertiva, era un po' Vabbè, cioè diversa. ci sono tante gente che si lamentava del Modern perché hanno bannato Twin, ma faceva schifo perché c'era solo Twin, quel che mi dicevano. Il Quindi... cuore di Gonti che chiede di essere esiliato come quasi tutti, gioca un turno extra. quindi dal punto di vista del giocatore stanno cercando di sistemare anche la rotazione, anche l'ambiente di test. Esatto, il fatto anche di cambiare come vediamo qua sotto, Esatto. le rotazioni della, no, le rotazioni, come la struttura Struttura dei degli blocchi. sì. Quindi anche effettivamente la rotazione potrebbe essere più veloce. No, in realtà la rotazione è sempre uguale, ma C'è ci un'aggiunta saranno di più carte varietà, sarà più diverse. varietà, perché se ogni espansione conta è a sé stante, e hanno detto che è probabile che se la storia lo richiede, anche due espansioni vicine abbiano la stessa ambientazione e siano legate in qualche modo. In realtà non c'era solo Twin, ma comunque almeno un Twin era sempre presente in un altoporto. Se Ciao. in futuro volete conoscere un indizio sul prossimo van, chiedete al vostro admin di che mazzo sta giocando. Esatto. No, è il Montre, è lui il vero fanalino, perché lui giocava Saili e poi gli hanno bannato Gatto. E poi adesso giocava Marvel anche lui e gli Lo hanno so che qualcuno che ci sta ascoltando sta ancora piangendo per K, bannato Marvel. ciao. Ciao, Francesco. E quindi, però, dal Quindi punto di vista del andiamo. giocatore, abbiamo visto che sta cercando di sistemare i propri errori. Dal punto di vista dell'amante della lore, abbiamo visto che l'inserimento dei corset ci permette anche Come quello. spin-off, sì, secondo me è un'idea geniale, Vale. quasi E geniale, poi, per perché tutti il quelli che odiano i guardiani, hanno delle abbiamo delle buone notizie per notizie. voi. Io piango tutte le Lo so. ban. Così. Bloodbraid Elf Free Now. E io Cioè, speravo in realtà anche in qualche sban da Modern, così, perché ci stava. sta così perché Bene, per tutti quelli di voi che odiano i guardiani, è andato avanti, perfetto. non Che li saranno vedete qui presenti sotto. così Così tanto. spesso hanno, diciamo, Si un sono resi nuovo conto. approccio con i guardiani, hanno capito che ce li stavano un po' gozzando a forza col Anche cucchiaio. se Jace è bellissimo, Jace è sempre tranquillo. bellissimo. Infatti è quello che è meno No, guarda che presente, c'è tanta gente che preponderante. vuole morto Non è pure vero, lui. non è vero. Tutti vogliono un morto Sì, Gideon. quindi l'ipotesi che avevamo fatto Sì, che... basta. Ciao, Saccio! Studia Ciao. per Cioè, l'esame. poi c'era appena detto che dovevi ricordarmi domani che studiavi per l'esame. Così. Vai. Quindi ci saranno meno guardiani. Quell'anno in cui si pensava che Chandler sarebbe litigata Jace con Gideon e Liliana. Sì, forse. È proprio quella. Comunque, in quest'arte di con dubbi ammiccamenti. Saccio per studiare. Non ditelo. Hanno deciso che limiteranno la presenza dei guardiani sia per il fatto che ci hanno ingozzato Sì. con questi personaggi, sia per il fatto che dal punto di vista proprio della Anche della trama storia è è impossibile impossibile. avere tutti e cinque sempre. Quindi Quindi saranno hanno presenti, detto. sì, non saranno presenti tutti e cinque insieme, non saranno presenti in tutti i set. Cioè, magari Esatto. da una parte vediamo Gideon e quattro nuovi, da una parte vediamo Jace che forse deve tornare a lavorare a Ravnica, Direi. perché comunque molti di loro a livello effettivo di lore e quindi scientificamente
scemi loro che l'hanno inserito, se volevano usarlo in altri posti, devono tornare ai loro doveri, perché, come abbiamo già elencato, Chandra dovrebbe diventare abate o almeno Esatto. prendersi cura del suo piano. Jace, idem. Gideon forse muore. No, non muore qua Gideon, qua non muore nessuno, Deve tornare. perché non Appunto, possono Gideon ucciderli deve tornare così. su Teros. Nissa è l'unica che potrebbe farsi questa fattacci suoi e andarsene in giro, però dovrà tornare su Zendikar, anche Esatto. perché, sai, è stata la voce di Zendikar, tornerai prima o poi. E quindi li vedremo magari in contesti particolari, quando magari ritornano Planeswalker, perché torneranno. Nicol Volas, Ravnica 3, Niv-Mizzet e il segreto dei Sì, Planeswalker. anche. Ovviamente tipo torna Garruk, dovremmo, cioè Liliana deve, o Jace, più che altro Liliana deve essere presente. Vanno su un piano particolare dove uno di loro c'è già stato. È ovvio che quel Planeswalker magari lo usano come collegamento, però non saranno più tutti quanti Esatto. loro, e questo ci rende felici, non da, cioè più che altro perché si aprono nuovi orizzonti, Sì, riescono, possono virgolette. diramare la storia. E anche, secondo me, anche il fatto che hanno deciso che ogni blocco è un'espansione a sé stante, che può anche variare, possono variare tutte, è anche per dire, ok, dividiamo i protagonisti e in uno seguiamo Jace Che che è fa qua, qualcosa, in questo forse. Chandra che fa così, eccetera, eccetera. Ovvio che Lì a prima. Ravnica deve succedere un casino nero, Garrok deve ricomparire, c'è cioè l'ultimo demone, il velo, gli Onaki, magari un giro sciatto. Prendono Iron Man, ci sta. Esatto, Al posto di Chandra, Iron Man, però Iron Man vestito da Chandra. con Bellissimo. l'armatura E le tette. di fuoco. Anche E, perché comunque è di. tipo Iron Man Ghost Rider. Sì. Esatto, al posto di Iron Man prendono Ghost Rider, perché Iron sono Rider si Iron chiamerà. Rider. E quindi, anche perché a livello di trama, cioè, ormai non puoi essere, cioè, uno è cioè, l'idea è impossibile che questi cinque se viaggino sempre attaccati Sempre uno. appiccicato. E poi c'è Ajani da una parte, Tamiyo che è ritornata su Kamigawa, tutti i piani del Plane Chase Esatto. da esplorare, Ra'zar che è ancora là, Tibalt che è ancora nel suo piano, Sorin No, che è Tibalt è ancora, andato via, non si Tibalt sa che non dov'è. si sa dov'è, Deve Sorin tornare. che è ancora nella pietra, cioè ci sono un sacco di planeswalker lasciati un po', Narset che poverina l'hanno fatta e poi è scomparsa, l'hanno nominata e non si sa più niente, Esatto. ci sono un sacco di planeswalker ancora in vita, e Sharkan che ha fatto casino e mi ha Esatto, distrutto Tarkir, esatto. Tarkir. L'uomo corvo, L'uomo dicono corvo, giustamente. cioè tutti questi personaggi che molti fan amano, ecco, adesso che lo guardano il gioco anche dal punto di vista degli amanti della lore e non solo del giocatore, cioè tutta questa situazione aiuterà anche a non annoiare, perché comunque c'è chi piacciono i guardiani, ma tanto si annoiano. Esatto. Sono prima o poi si rendono conto che potrebbe planeswalkare via, mai con il muro. Ma con il muro. Effettivamente un Ugin versus Bolas nel passato. Perché Bolas è andato a cercare Ugin a farlo Esatto. fuori? Qual è il motivo? Corset Ugin versus Bolas. Chiora? No. Lindul. Anche vivo o Lindul? morto? Non mi Beh, c'è ricordo. sempre il flashback, sai, i L'avevamo. passati fanno Esatto, morte. giusto. Comunque c'è tanta carne al fuoco che si potrebbe un po' ricuocere. Esatto. E quindi niente, la cosa principale era i guardiani saranno presenti nella storia, Ma non così non così presente. tanto come adesso e soprattutto come carte No, molto no, di meno. Phyrexia no, basta. Andiamo avanti, perché non mi ricordo, quindi devo guardare le immagini, perché ho messo delle immagini tematiche. Io avevo messo delle immagini Ma mi tematiche. sa che sono già finite le Io avevo immagini. messo delle immagini tematiche. Ah, ok. Me lo ricordo. L'altro cambiamento. L'altro cambiamento è che i masterpiece, Non i saranno così capolavori, presenti. non saranno esatto, non come avevano detto all'inizio, che infatti mi sembrava un po' strano, avevano detto, ah sì, li metteremo in ogni set. E ho detto, va bene, vuol dire che hanno Sì, è già vero. Sì. posseduto un preso facendo una mente, uno dei candidati per l'uomo Corvus, ovviamente gli Onaki li ha sterminati lui. Uno di due le dita guadagna Shandala. Sì, Sì, se, non mi sì. ricordavo se era morto Morto. o no. Quindi Shandalar bisogna andarci prima o poi. Shandalar è. Cioè, secondo me, però, fanno il blocco su Shandalar. Sì, anche secondo me. Perché è la patria dove c'era il velo, e poi c'è Garruk che tutti vogliono sapere dov'è.
Comunque i masterpiece, dicevo, dicevano li metteremo in ogni set, detto, vabbè, vuol dire che secondo pensando io, ho detto per dire una cosa del genere, vuol dire che hanno già pianificato che cosa fare nei set questi che dovranno uscire. E invece a quanto pare no. Quindi l'avevano detto così perché era bello, erano piaciuti allora subito. E Lindur uguale uomo corvo uguale Tibalt. Perché Tibalt? Sicuro. Comunque i masterpiece ci saranno solo ogni tot, non hanno detto neanche ogni tanto, hanno detto ogni, non si sa, nel Usano senso può l'armonia. essere tanto come Lanciano può il essere dado. poco, perché hanno detto li metteremo solo in quei momenti in cui sappiamo che potremo fare qualcosa di veramente fico. Superlativo addirittura in italiano hanno tradotto la cosa. E non è un prinsuolo che è stato un paio di volte come la scintilla sia una cosa genetica. Se è il corpo di un prinsuolo, tutti abbiamo imparato a sfruttare la caratteristica principale scintilla. Voglio cosa su Darth Vader, è vero. Anche. Si rifanno, però io voglio i fumetti, voglio che vadano avanti. Quindi vanno Taros. E niente, quindi Ashok. masterpiece, pochi masterpiece. Dovranno essere dei capolavori, insomma, Sì. esatto, dei veri Sì, capolavori. questo permette comunque stamparli meno frequentemente, permetterebbe di scegliere davvero delle carte fatte bene. Perché comunque non sei costretto ogni volta a pescarne 50, così. Esatto. Poi l'altro annuncio che c'è stato oggi riguarda, che abbiamo anche questo condiviso sulla pagina, basta, Sarebbe bello. beh, in un In un corset, corset, allora sfasso vabbè, Chandala e ristampo Notarmo. comune, Uncommon. ma anche raro normale, Non ci sta, mitico. esatto. Abbiamo condiviso sulla pagina l'articolo per quanto riguarda gli aggiornamenti, diciamo, su i prodotti digitali di Magic. Una cosa che non so se hanno semplicemente comunicato male o così è che quell'MMORPG che hanno. No, non c'è niente. Per tornare indietro. Ah, B, Così esatto. stiamo sull'immagine, Ok. ok. Oppure possiamo mettere il nostro faccione. Meglio. Quell'MMORPG che era stato e ci fu un corset venduto a prezzi più alti di un set master. Esatto. Quel gioco che era stato Annunciato. annunciato online su Magic, in realtà non è in sviluppo perché hanno appena stretto l'accordo con gli sviluppatori di fare questo. Infatti, se si va sul sito della Cryptic, si vede che c'è la pagina del progetto riguardo Magic the Gathering e che ci sono essenzialmente delle offerte di lavoro. Ci sono programmatori, concept designer, beta tester, eccetera, eccetera. Quindi stanno ancora in realtà assumendo, comunque stanno cercando Sì. qualcuno, non sono ancora a regime. Infatti in questo articolo si dice che c'è un altro gioco che è in fase di sviluppo attualmente. E che questo gioco verrà presentato tramite demo giocabili all'Ascon, Che ossia è a la settembre. convention della Hasbro, che ci sarà a settembre. Quindi abbiamo essenzialmente già due giochi confermati. Di questo che è già in sviluppo e che presenteranno non si sa niente, cioè nel senso non si sa se è o un gioco di un altro genere o sempre un gioco con le carte o così. Ma secondo me è un gioco con le carte, se posso Cioè, è dire. tipo un duels migliorato. Perché dico questo? Perché nell'annuncio di oggi c'è anche scritto che essenzialmente Magic Duels, quando usciva la campagna nuova, l'unica live che facevamo con gameplay, è morto. Essenzialmente sarà sempre su Steam, sarà sempre gratuito, eccetera, però non rilasceranno più aggiornamenti.
Quindi Amonkhet, la E campagna di penso, beh, Amonkhet. forse faranno No, quella di Era della... No. no, hanno detto Amonkhet è l'ultimo, l'aggiornamento di Amonkhet sarà l'ultimo aggiornamento. Magari un RPG in cui le skill sono sostituite dalla tua mano di carte. Sì. Così, tanto, cioè, puoi fare talmente tanta roba con Magic che effettivamente uno spara tutto tra un po' su Kaladesh. Una GTA Kaladesh. Esatto, GTA Kaladesh. E poi ovviamente Magic Online, il 15° anniversario, 25esimo. Ah, 15° di di Magic Magic Online, Online, hanno già fatto delle rinnovamenti perché fanno uscire le espansioni subito, subito dopo il pre-release, hanno messo mi sembra i forzieri che puoi trovare delle carte fighe. Miglioramenti, miglioramenti. Hanno detto ci saranno ulteriori miglioramenti, ulteriori cose nuove, ulteriori eventi, eccetera, eccetera. Potrebbero aver deciso di non aggiornare 2 per concentrarsi su Magic Online. Credo che in vista di un morpio potrebbero voler tastare il terreno con un RPG o un mezzo RPG. E parti con un equipaggiamento standard che però è bannato. E basta. Poi ci sono tutti i dettagli. In realtà quel poco l'articolo che si vero e sa. Cioè, proprio l'abbiamo condiviso sulla pagina, io quindi. l'idea comunque di partire con un RPG o un mezzo RPG prima di puntare a un vero MMO, anche io l'ho avuta, dico, cioè, se non sai se piace, perché comunque non sai se chi, cioè se lo vuoi mettere comunque non solo in ambientazione Magic, ma anche con qualcosa che Non richiami. scegli i talenti, scegli la Esatto, banlist. è qualcosa che ovviamente può assomigliare magari all'effettivo gioco, tipo Neverwinter Night o altro che c'era il lancio di dadi, e era Esatto, è vero che bellissimo, faceva anche il era rumore. bellissimo. È qualcosa di simile, è ovvio che magari lo testi in un ambiente più piccolo dove non ti servono i server, quindi una cosa offline, giusto Esatto. perché è un po' più... È che poi quindi a questo Ma punto puoi fare penso che la. l'offline e poi puff, lo espandi in online. No, a questo punto penso che quell'articolo che avevamo condiviso noi fosse quello alla fine più corretto Quello rispetto agli altri, perché dell'RPG parlava solo di RPG, parlava di un AAA, che io sinceramente MMO. un online AAA, non so, a parte forse Destiny, però un MMO così puro, AAA nel senso, è un po' Non ce strano. l'abbiamo presente, cioè nel senso non è che poi noi di MMO andiamo, però non me ne viene in mente Gioco di nemmeno uno. carte per fare concorrenza a Gwent. Io spero di sì, e soprattutto più che a Gwent a Hearthstone, perché Hearthstone domina come gioco di carte, diciamo completamente digitale, e a sé, tra virgolette, è quello più bello. Cioè, è proprio fatto bene, è bilanciato, le carte sono. Cioè, ci lavorano dietro, è Sì, una cosa tutto. comunque, cioè. Hearthstone mi fa cagare, a me piace molto, anche se da un po' che non gioco. Alla Però, cioè, fine l'idea Hearthstone l'ha comunque di fatto qualcosa bene, di più punto. portatile, di magari Sì, simile più ma diverso. semplice, più. Che, perché comunque avevano già provato a fare un gioco da telefono che era tipo il Ma sì, puzzle. quello è un'altra roba ancora. Però nel senso una cosa più simile all'effettivo gioco di carte, ma magari limitato con delle regole diverse o più piccolino, più portatile, sicuramente può essere divertente e può anche avvicinare nuovi giocatori. Soprattutto perché già vedere qualcosa simile anche i giocatori di Hearthstone, per dire, Sì, magari non si no, sono ma cioè avvicinati. non Al puzzle ci sono. puzzle. A me tipo il puzzle invece fa schifo. Quindi vuol dire che abbiamo proprio gusti opposti. Più che altro cioè, se devono cercare di prendere nuove leve anche a livello di cartaceo. Suppongo che un eventuale gioco stile Hearthstone di Magic comunque deve essere sempre con le regole Sì, di sì, sì, sì. Magic e non cose Ovvio diverse. che ci fa notare un AAA
quello della Cryptic dovrebbe avere tipo Tipo, tutti i esatto. piani. Che poi ci sta MMO perché così va, cioè se gestita bene la cosa può andare avanti di pari passo con le espansioni, Sì, cioè perché dici espandi, si va metti sul nuovo un'isoletta. piano, aggiornamento, nuovo piano, si torna su un vecchio piano ma la storia ovviamente è Nuove cambiata, quest. nuove quest in quella cosa lì, o magari anche cambia un po' il piano e poi si spera che non lo facciano come DLC, ma sicuramente lo faranno come DLC a pagamento. Però bisogna, anche lì bisogna vedere quanto vogliono specularci, tra Esatto, concentrarsi virgolette, anche su concentrarsi più quello. sul, proprio sul fatto di riuscire a guadagnare dal gioco contro il usare il gioco anche come tramite per il gioco di Perché carte. se quello che stanno preparando come RPG classico, quello non Se online, è un se RPG esiste. No, classico. potrebbero esserci anche tutte e due, ma magari quello dell'RPG classico potrebbe anche semplicemente essere un continuo di una storia che noi conosciamo già, tipo quella di Darkfiden su Theros. Vai avanti posto che, in un gioco al Esatto. posto che nei fumetti. Però devi scegliere un personaggio caratteristico, un personaggio che sia d'azione, oppure puoi scegliere una trama da fare, stile Diablo offline, la parte offline, Sì. con una classe che in realtà è uno dei Planeswalker. Ne scegli un tot, magari non scegli i guardiani, ma scegli Certo. quelli che non hai giocato. Cioè, tipo, Sì. ti serve un piromante? Prendi Koth, non è proprio un piromante, ma più o meno. Vuoi un altro necromante? Non c'è Liliana, magari usi un altro, crei un Planeswalker, Sì, fai una oppure. creazione del personaggio classica. Quindi, o comunque degli archetipi, cioè classici, riprendendo. E può essere anche un modo per testare, più che testare e tastare un ipotetico MMO. Esatto. E Darkfiden Adventure, in pratica The Witcher 1, essendo Magic e pure le carte. Prossima espansione su KOT. Certo. Solo qua. No, io voglio Tibalt, basta. Finché non fanno Tibalt non sono Cioè, contento. l'idea è comunque, l'unica cosa che bisogna capire è se deve essere qualcosa che sostituisca un Magic Duel, quindi accompagni il giocatore a entrare in qualche Cotte modo. mangiato. Piango. Finiamo la live, basta. Ciao. È stato bello. Che aiuti il giocatore a conoscere qualcosa in più nel gioco, oppure che sia semplicemente un bel gioco, appunto. Basta. Io spero in qualcosa di fico e in qualcosa che non mi annoi, perché sono facile ad annoiarsi in queste cose e ad No, ma annoiarmi. tanto ci giocheremo insieme e faremo la gilda della pagina, faremo la gilda del gruppo Innistrad. Oddio, siamo tutti necromanti. E sì, facciamo tutti neri. Tutti neri, tutti necromanti. Sta E roba che poi arriva così un chierico si buono e gioca, ci si arra. fanno cose. Quindi no, questo è un E sogno, basta. sarebbe bellissimo comunque, Vabbè, tutti beh, necromanti. nell'MMO sì, si può fare. Nell'MMO ci giocheremo, ma di brutto spenderemo anche grandi soldi, Cosa? sicuro. Soldi? Come se già Quali non ne soldi? spendessimo. Magari fanno che sulle, nelle buste trovi tipo dei codici da redimere su, No, sul non è l'ultima gioco. mia spesa. Shaka va in Germania e va a mangiare finché non è vol. È pieno. Vol. Pieno. Sì, full sarebbe. Perché non spendiamo Cosa? già Beh, abbastanza? dai, non è vero che spesso così tanto. No. Onesto. È onesto, Io voglio il morfo, che è Manuel Supersivo. onesto. Eh sì. Tipo World of Warcraft. Eh sì, è una Cioè, l'idea figata, tipo quella WoW cosa lì. sarebbe perfetto perché o come Elder Scroll Online, cioè l'idea che ci Mi siano raccomando, possono anche essere buoni. Dai, Geese e Geralt, ad esempio. Insomma, buoni. sono un po'. Esempio sbagliato. Esatto. Nel senso, cioè comunque l'idea tipo WoW, tipo Elder Scroll Online, preferisco il tipo Elder Scroll Online dove fai la quest principale in solo, cioè tu vai Sì. Ma nell'area e ti tipo proteggi Old Republic Old sarebbe figo. Republic, e l'idea è comunque che le varie, magari i vari luoghi tipo Old Republic, c'hai cioè i viaggi nello spazio, lì hai le aree dove puoi planeswalkare di qua e di là. Esatto. Cioè le idee ci sono, esistono già, insomma. Sono uscito dalla droga dei morti qualche anno fa, ma per me ci ricomincerei. Quindi, cioè, comunque l'idea è Idem. che
colpisca questa idea una fanbase di giocatori che giocherebbe a un morgue. Cioè, non è che il giocatore di Magic non, di cioè, non dicono buttiamo un prodotto che siamo sicuri che non guarda Eh no, nessuno. beh, certo. Cioè, è un prodotto che tanti guarderebbero. Sì, anche perché sanno che quelli che giocano Magic sono in una qualche misura almeno nerd o comunque che conoscano o che abbiano giocato almeno nella È loro ovvio vita un che Morgue. non sarà mai un prodotto che sostituirà il gioco stesso, però magari un modo dove cioè qualcosa dove inserire parte della storia, far vivere alla persona, al giocatore, qualcosa in più, e può essere un'ottima idea. Potrebbe essere un gioco ambientato nel Sì, pre-mending. vabbè. No, secondo me sarà post-mending in modo che così possa stare Cioè, al passo pre-mending sarebbe cioè, è con un po' le. E poi forte. sì, saremmo tutti OP. Saremo tutti già a livello 99 con tutte le magie, Cioè, tutto fai i OP. primi 5-6 livelli dove sei umano, normale, cioè, è creatura normale. Esatto. Poi, la prima volta che muori, male, planeswalki e passi a livello. Ti accende la scintilla e passi a livello 99 in automatico. Esatto. Questa sarebbe la struttura pre-mending. E forse no. E dopo il morto segue il film. È vero che c'è Sì. anche questo fantomatico film che stanno scrivendo la sceneggiatura con la Warner Bros. E anche quello non si sa come, cosa, quando, perché. Cioè, stanno cercando di mettere tanta carne al fuoco e Sì, voglio, questo. hanno capito che oramai un brand deve essere Un brand. universale, cioè tu sai che Magic è un gioco di carte, però tu ormai molti lo conoscono e appena vedono, ah, ma hanno fatto anche il videogioco, facciamo il primo Morgue devolutivo che parte a livello Allora. massimo e devi scendere di livello, devi morire male tantissimo, Sì, man mano diventi più ah no, ok, prima facendo le cose diventi più pippa. Vogliamo Sì. fare la Marvel del fantasy. È una cosa del genere, vogliono usare il suo. Però con. Sì, in realtà sì, Beh, perché la Marvel ha iniziato solo fumetti e adesso sì, fa in un po' di tutto. realtà, cioè, io spero tanto che non scelgano di fare la trama effettiva dalla parte dei guardiani, cioè questa parte sui guardiani, no. Magari una storia già vista, già sentita, o comunque qualcosa di nuovo, perché cioè, sono sempre gli stessi personaggi. Sì, Cioè, secondo me no. metterci delle cose magari più antiche, Il Magic Extended magari Universe. fare qualcosa di non proprio tipo Avengers, ma qualcosa di un pochino più anche maturo, possono farlo, Sì. possono permetterselo. Cioè, prendi la metà, alcune delle trame. Uscirà film per Guardiano. Cioè, magari prendere. Ci sono parti delle trame che sono davvero, davvero crude, se vogliamo. Cioè, anche della stessa Zendikar. Altrimenti non avevo bannato Marvel. Anche la stessa Zendikar è. Basta. Sì. Basta. Franci, basta. Non è possibile. Non eri stanco. Anche comunque dici prendi Zendikar, muoiono tutti, però è la guerra dei fratelli, muoiono tutti, non è un film per bambini, devono, possono giocare Non è una questo. civil war, ma è una planar war. Quindi secondo me cioè, dovrebbero puntare comunque a un pubblico più adulto, più maturo, cioè non fare oh tutti insieme andiamo a sconfiggere il nemico, sì, ho Tipo My il potere dell'amicizia. Little Pony. Tipo My Little Pony, ma qualcosa di un po' più maturo che possono farlo. O qualcosa alla Warcraft, che a Comunque me è speriamo che piaciuto. seguano l'esempio della Marvel e non quello della DC. Speriamo! Speriamo sì. E il rischio del potere dell'amicizia è andare quello della DC. Esatto. Cioè, perché puoi fare un film con delle tematiche un po' più mature, farlo tipo in stile anche Marvel di alcune cose. Guarda, i fratelli muoiono tutti. Poi Urza trova lo zombie di suo fratello su Firaxis. E poi Cos'è? È Prometheus. bellissimo. E magari fare qualcosa di un pochino più Lo voglio. interessante. E trasforma un Planeswalker Sì. in un kamikaze poco volontà. Grazie, tu sottovaluti il potere dell'amicizia. Amicizia. Beh, nell'anime di Soul Eater il potere dell'amicizia sconfigge il cattivo finale. Sì, Però però. fortunatamente solo nell'anime, non nel manga.
Sì, Nel manga lo ok. sconfiggono Però io voglio le la sberle battuta. ignoranti. Io voglio la sì. Liberati Allora, progenie. io voglio la battuta nel momento grande in cui ci sarà il grosso nemico, venite a me, potere dell'amicizia. Quella. Esatto. E basta. Nell'anime. Esatto, sottolineiamo. Esatto. Beh, Perché in realtà non è l'amicizia, sono le grandi sberle. esatto. Le grandi sberle e le grandi cannonate che... Cioè, no, il potere dell'amicizia no, lo sottovaluto no, ma non è amicizia, è essere compagni, essere tutti insieme Con musica di appassionatamente. Salomone. Yeah, esatto, una cosa del genere. È esatto, dovrà essere Liliana a dirla. Mi sembra Me ottimo. la immagino con i cosi. Il Tipo, e il scettro potere lunare lancia cuoricini, dell'amicizia. giusto? E piccoli zombie, venite a me. Il potere dell'amicizia. Il potere dell'amicizia secondo solo il potere dell'amore. Dell'amore! Giusto. È Bene. perché? È l'amore! No, Ecco, basta! aspetta, mi è venuta. I guardiani versione Sailor Moon ci stanno. Sì, Quando si cosa? fa? Farò Sì, l'immaginetta. quando finiamo Quando la live. finiamo la live. Che adesso praticamente. Ricordiamo che nel manga c'è proprio un piccolo effetto collaterale dei grossi sberloni, quella piccola follia che colpisce tutti. Esatto. Vabbè, sta bello, troppo bello. E Adesso voglio leggere il quindi full moon, questi voglio leggere sono i full moon. cambiamenti e la carne al fuoco che la Wizard ha messo e che ci piace, perché comunque tutte queste nuove cose danno un po' di vita, interessano più giocatori. Uno può anche dire, a me non piace giocare con le carte, però mi piacciono gli MMO. Esatto. Allora magari uno che gli piace la storia, però dice, sì, mi annoia leggerle e basta, gioca a quello. Esatto, poi Magari si magari sì, appassiona. sicuramente dentro ci saranno delle cose che Che bella cercano di invogliare a immagine! giocare e magari qualcuno E su magari anche tutti, non Gideon che veste la marinara. Arcenemy, fatto una live a tema di Arcenemy, sì, sabato. Sabato? Sabato, è Sabato? sabato, esce venerdì, Sabato? Arcenemy. Sabato pomeriggio vogliamo fare una live sia per spacchettare Arcenemy e forse anche Commander Anthology, perché Forse? ce lo devono prestare, e per poi parlare anche di spoiler, perché ci saranno sicuramente spoiler, Spoiler. e gli annunci che Facciamo un usciranno durante tutta riassuntone degli questa settimana. annunci. Facciamo un riassuntone, magari facciamo una live anche un po' più lunga, vediamo Sarà al pomeriggio, il ovviamente. pomeriggio però. Cioè, se Lord Mask brucia tutto. Ok, ora ho bisogno di questa cosa. Anch'io. La faremo, la faremo adesso, dopo, anzi ci mettiamo su, tanto tempo devo andare via presto. No, oggi no. Bravissima. Allora dopo ci mettiamo a farla e la mettiamo sulla pagina subito. E poi oppure la inviamo prima in privato a Che poi colpo di genio, attenzione. Suspectant. Suspense. Anche perché i suoi colpi di genio funzionano bene. Quindi starà scrivendo tanta roba, Può intanto darsi, parliamo. siamo abituati. Sailor Mercury uguale blu, conoscenza. Jace, mono blu, conoscenza. Sì, Quindi Jace è Sailor Mercury. beh, quello era ovvio. Ok. Chandra è Mars. Venus? Venus è Nyssa. No, Perché? Venus, scusa, Jupiter è Nyssa Ma perché è per i verde. fulmini. Vabbè, è verde. Ok. Sailor Vryn, esatto. Venus, amore, catene che serpeggiano come Gideon! Ah, ok. Sì, ci sta. E poi... Liliana. E Sailor Moon è Gideon. No, è Venus Gideon. Venus è Ah, Gideon, no, però scusa, è qualcuno dice che Liliana. Venus. Sailor Moon. Jupiter è Ralzare, ci sono anche quelle dell'orlo esterno. Ah, ma no, quelle sono troppe, quelle ancora non si sa, facciamo le cose Però canon, che allora, sono scusa, loro. dell'orlo esterno allora dobbiamo mettere Urano, Nettuno, Chandra e Nyssa, Cioè perché sono intanto le archetipi, sciupiamo. li Esatto. trovi dappertutto. Esatto. Anche se Sailor Saturn la più Esatto, affine, Liliana è Liliana. più Sailor Saturn, le due Lelle sono Chandra e Nyssa. Chandra e Nyssa, Sailor Moon è ovviamente Tamiyo, è Ah, Emrakul, perché ma è hai Emrakul Sailor usato. Moon, Sailor Moon è Emma. anche, Saturn ovviamente, sì, Tybalt è, e Cibius. che culo, Saturn è la sera del regno della morte pure. sì,
Pluto, che è la segno del tempo, è Ma quindi Teferi. non sono Sailor Moon, sono Sailor Emrakul, perché Sì, Emrakul è nella luna, esatto. quindi saranno le Sailor Che Emrakul. bello. Con Tamiyo, che Tamiyo è Endymion. Non mi ricordo, non... Tuxedo Mask. Milord. Ah, ecco, Scusa. grazie. Sailor Eldritch Moon. Parla come mangi. Lo so. Sailor Eldritch Moon. Perfetto. Mamma mia, cioè noi non abbiamo neanche il gruppo della pagina Soin Endymion. per le idee. No, noi abbiamo Sì, direttamente abbiamo la la live. chat. Sì, la chat è Tutto molto meglio benissimo. perché è tutto spontaneo, è Sì. tutto... Non c'è bisogno di lavoro dietro perché poi il lavoro lo facciamo noi e a noi ci bastano le vostre idee E e le quindi, nostre idee. e soprattutto questa sarà meravigliosa, speriamo che viva e vai di crossover, speriamo che l'apprezzino anche altri. Compagno di gelato. Dimenticate i cattivi comunque. Ma i cattivi sono Infatti, sì, i troppi. cattivi sono effettivamente tanti. No, Sorin fa la comparsa, è il muro contro cui vengono lanciati i combattimenti. È giusto. Allora, il mio cuore è ancora spezzato perché io adoravo Sorin, però insomma ho accettato la sua dipartita silenziosa all'interno di un muro. Prima o poi torna. Lo Ma sì, che torna, non può, non può, sento non lo qua. possono lasciare lì. Dov'è Eh? Sorin? È È su Sorin, è qua. Insta. Basta, basta, troppe cose. Ok. Mentre Nicol Bolas è un Megazord dei Power Rangers, Sì, ok, ci anche. sta. Magari dipartisse da quel muro. Ma si dipartirà dal muro, si Ma separerà. non lo Verrà so. Ugin a dire che cazzo fai. Su, dai, Svegliati. andiamo. No, Bolas è il Megazord dei Danger 5. Non conosco. Signore, buonanotte, domattina arrivano cose, devo alzarmi presto. Buonanotte, Bene, allora. buonanotte. Ci vediamo. Ok, direi che visto che stiamo andando, cioè Sì. nella casualità, possiamo salutarvi così inizia a fare. Iniziamo, sì, iniziamo a produrre quello che è stato partorito. E quindi vi salutiamo, vi ricordiamo sabato live, il pomeriggio, a che ora? Tu sai già le No, tue te lo disponibilità? dico domani, Ok, mercoledì. vediamo. Cerca Mecha Hitler, oddio. Oddio. Va bene? Ma potrebbe, E... potrebbe essere che nel periodo estivo Molto piuttosto si trash. cambi la giornata della live per alcune Sì, per problematiche questioni, esatto, organizzative. organizzative. Ma E... verrete informati, Sì, lo ovviamente. scriveremo probabilmente sia nel post, quello che teniamo in alto con i giorni, e sia ovviamente faremo una Ed è solita facile che il immagine giorno bella, prescelto sia il splashosa. giovedì. Adesso vedremo, vi comunque seguendo la pagina vi si confermerà tutto. E vi Allora, Mecha salutiamo. Hitler, Mecha a me viene Hitler. fuori un'immagine tipo così. Ma questo è il videogioco Wolfenstein. Però ed è sempre Wolfenstein. Perché è sempre Mecha Hitler in Wolfenstein? Cerca Danger 5. Eccolo. Wow, Eccolo. wow, wow, basta. Bellissimo. Trash. Ok. A luglio facciamo la live da Vinci. Secondo Non c'è connessione, secondo me non me... c'è connessione Esatto, adatta. la connessione... Vediamo. Io ricordo Vultus 5, ma Danger 5 no. Dipende dalla connessione... Beh, io il PC lo porto per forza. Però dipende dalla, cioè c'è il problema Al della massimo la facciamo su connessione. Facebook, su Sì. Esatto. per marcia. Che almeno arriva la notifica a tutti. Però da Twitch la vedo difficile, perché serve un po' di potenza. Esatto. Invece da Facebook serve solo un buon telefono. Bene, quindi vi salutiamo, buonanotte, Buonanotte. grazie. Come al solito io porto un edo. Sì. Ok? Io ho una Vi staffa. salutiamo, vi ringraziamo come ogni volta perché adesso stiamo iniziando ad essere un pochino di più E questo costanti ci e piace questo è bello tanto.
Quindi buonanotte, ci vediamo domani c'è il grande annuncio dei set che usciranno in tutto l'anno prossimo, quindi Esatto, tanta roba, tanta e roba. magari dei nomi riusciamo a capire qualcosa. Poi ci sarà la storia domani La comunque. storia, esatto, oltretutto. E leggetevi quella Forse altre prima. robe, non lo so. E basta. Poi giovedì ci saranno dei cambiamenti a livello di torneo, se non sbaglio. Che E poi venerdì. Venerdì inizia GP Vegas con spoiler spoiler. annessi. Quindi tanto settimana piena, 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 piena di roba. E sabato, quindi, noi anche durante la live teniamo d'occhio tutti i nostri vari canali degli spoiler, che se succede qualcosa facciamo tutto in diretta, oltre allo sboxing, oltre a info e Esatto. a di tutto. Venerdì pesce. Perfetto. Beh, dai, buono. Quindi buonanotte, ciao e a sabato. A sabato. Sabato brodo. Venerdì pesce, sabato brodo. Vabbè, non lo sapevo sta qua. Lo Venerdì so. pesce sì, sabato brodo. È mala dieta. Ah, ok, va bene. Ciao a tutti!